In primo piano gli zampilli allegri della fontana della Naiade e lì in fondo al vialetto l'acqua azzurra e chiara della piscina olimpica delle Naiade. Le Naiade sono più vive che mai e in questa estate 2022 si riscoprono tra l'altro luogo di spettacolo per elezione. Non potrebbe essere altrimenti per un impianto immerso nella pineta d'Annunziana e il controcampo ne fa fede. Qui il Festival del Jazz, qui tante edizioni del Premio Fraiano, qui concerti da brividi, tutto il pop italiano ha calcato questo palcoscenico, per cui suona come una riscossa l'annuncio di un cartellone più che degno della storia di questo impianto, terzo in Europa, pericolosamente sull'orlo della chiusura definitiva per troppi anni. Un cartellone che ogni domenica di quest'estate presenterà uno di questi nomi, l'organizzazione della Blue Parrot Town, che ha anch'essa una storia. Una società che negli anni abbiamo iniziato per gioco, si chiama Blue Parrot, e dai 20 sugli stabilimenti abbiamo organizzato, siamo partiti un po' così, un gruppo di amici, e negli anni ci siamo sempre più appassionati a questa, diciamo, a questo tipo di attività, e quindi siamo arrivati ad organizzare eventi sempre più grandi. Quest'anno con la Petruzziana, la società che gestisce dall'anno scorso, diciamo nell'anno corrente, il centro Le Naiade, ci siamo incontrati su questa nuova, diciamo, questa nuova, nuovo corso di riorganizzare degli eventi che Le Naiade negli anni passati sono stati, diciamo, il fiore all'occhiello della città di Pescara. In tutta quest'estate, tutte le domeniche pomeriggio, diciamo nelle domeniche che partiamo dalle 17 fino all'una, faremo tutte le domeniche degli spettacoli di intrattenimento musicale con artisti di livello nazionale e anche internazionale. Abbiamo un artista, per esempio, fra due settimane, un artista molto importante che è Deborah De Luca. Diciamo, abbiamo un calendario molto fitto e con artisti del calibro di Sven Bat. Svariamo, diciamo, da latino, reggaeton, techno. Diciamo, sono artisti di calibro internazionale, suonano nei club più importanti di tutto il mondo, quindi Ibiza, Mykonos. Alla voce spettacolo torneremo tra poco con dovizia di particolari. Sappiamo quanto conta, ma un'occhiata dobbiamo darla anche allo sport. Qui ci accolgono le foto che sono storia: la pallanuoto, Bestiarte, Pomiglio, i tuffi, Klaus Di Biasi, i trionfi. Le Naiade sono una galleria di campioni. E di futuri campioni, di promesse, che intanto, con la gestione della Petruzziana Sport, hanno ritrovato il loro spazio gioco, il loro spazio crescita. E i numeri, i freddi numeri, diventano caldi quando l'entusiasmo di un progetto vi trova conforto. Un po' di numeri, per esempio gli abbonamenti, come stanno andando? I numeri sono incredibili, parliamo di 4-5 mila abbonamenti, parliamo di aver garantito a tutte le società sportive di Pescara che facevano pallanuoto, nuoto, di poter entrare, di poter usufruire della struttura anche a prezzi diciamo politici abbastanza contenuti, quindi diciamo che la struttura la stiamo sfruttando al massimo. Poi c'è questa stagione degli eventi che abbiamo iniziato da ieri sera per cercare di riportare anche degli eventi di spettacoli culturali al Parco delle Naiade. Lo abbiamo risistemato. La società ha investito anche qui una somma importante. Nell'economia della gestione delle Naiade, la parte spettacolo, la parte serata, quanto incide e quanto è importante?
Guardi, allora il discorso è che negli anni l'Enaidi nell'ambito degli eventi ha un parco esterno che è molto performante. Il problema è che negli anni, vuoi con il Covid, vuoi le gestioni che sono state, si sono susseguite, quindi non è stato più, diciamo, questo asset non è stato più portato avanti. Però devo dire che nell'economia di questa, diciamo, della stagione estiva incide un bel po', perché noi, diciamo, abbiamo cercato di fare qualcosa di veramente importante per la città. Mi farò personalmente portavoce presso il Comune, anche presso gli assessori competenti, per cercare di creare anche un connubio nel settore degli eventi tra questa nuova organizzazione e il Comune di Pescara. È chiaramente uno spazio importante per tutte le compagnie, ma anche le organizzazioni di spettacolo abruzzesi. Eh sì, è uno spazio nuovo che credo abbia circa 1500 posti e per cui diventa veramente un luogo dove poter organizzare anche eventi di spessore di un certo livello, che chiaramente richiedono anche un determinato ritorno economico, per cui è davvero una buona notizia per lo sport e per la cultura e in generale per il nostro territorio. I nomi in cartellone ci sono, ma tra una bracciata e un'altra in una piscina tornata al suo ruolo con bambini, adolescenti, adulti, in un'atmosfera sportiva serena, piacevole, quale sarà il valore aggiunto di queste domeniche speciali? Certo, si ricomincia praticamente da zero, con entusiasmo, con un programma fitto e sperimentato dalla Blue Power Town, con nomi che magari a noi datati non dicono poi tanto, ma che ai giovani suggeriscono pomeriggi, serate e notti indimenticabili. Abbiamo avuto un riscontro molto positivo, più di 1500 presenze, quindi siamo molto molto soddisfatti. Certo è che siamo, diciamo, è un anno zero, sia per quanto riguarda ovviamente la parte sportiva con la nuova società e sia per quanto riguarda questa situazione di eventi. Ovviamente poi spazieremo, per esempio faremo spettacoli anche teatrali, faremo spettacoli di, per esempio abbiamo chiuso un sabato di luglio, faremo con il Comics, che è qui proprio nel centro L'Arca, è molto, siamo negli anni, è stato molto conosciuto dai ragazzi, quindi cercheremo di fare un po' di svariare per un pubblico variegato, un target di riferimento un po' per tutti. Al di là dei numeri, qual è stata la risposta che ha sentito dalle persone di questa riapertura alla parte spettacolo, alla parte serata? Guardi, il discorso è stato molto molto, la città ha risposto molto bene, perché noi negli anni ci siamo susseguiti sulle varie strutture cittadine, sia sugli stabilimenti, sia per quanto riguarda strutture, per esempio anche danzanti nel centro di Pescara, quindi tutto il nostro pubblico diciamo questo nuovo nostro corso ha riscosso veramente grande grande entusiasmo. Già state pensando magari alla stagione prossima? Dove vorreste arrivare? Allora, noi sia sempre con la Petruzziana, diciamo, abbiamo l'idea, questo è con loro un accordo biennale, sempre ovviamente in base alla loro gestione e con la regione, con gli accordi che loro hanno con la regione, è un accordo biennale e ovviamente cercheremo anche di proporlo a livello invernale. Noi con la Petruzziana ci siamo ormai trovati veramente molto molto bene, sono persone molto serie e quindi speriamo di proseguire questa avventura anche l'anno prossimo e anche quest'inverno. Questa società come ha iniziato questa stagione, come ha iniziato il rapporto con le Naiade? Abbiamo iniziato, diciamo, bene, siamo ripartiti da una situazione in cui la struttura era chiusa da credo almeno da un paio d'anni, quindi noi abbiamo, insomma, dovuto ricostruire un po' l'immagine per cercare di riportare tutti i fruitori, tutti gli sportivi a frequentare la struttura. Ci siamo riusciti perché le Naiade comunque è un nome importante a Pescara e insomma siamo ripartiti, adesso abbiamo ripreso completamente l'attività di nuoto, pallanuoto e anche per quanto riguarda l'aspetto del fitness, acqua gym, abbiamo fatto il pieno di iscritti e adesso aspettiamo che, insomma, la proroga da parte della regione per poter proseguire l'anno prossimo
con una gestione ancora migliore, perché si parte da una posizione chiaramente di vantaggio rispetto a settembre dell'anno scorso, quando la partenza è stata difficile. Che significa questo momento per Pescara, per il comune di Pescara, che tra l'altro aveva intenzione quasi di acquistare le Naiadi? Ma io vengo molto volentieri, sono stato invitato a questa conferenza stampa e lo faccio e offro la mia presenza molto molto volentieri, perché come assessore agli eventi non posso che ringraziare i tantissimi privati che si attivano per portare belle iniziative sul nostro territorio. Per Pescara che significa questo rilancio deciso questa volta delle piscine delle Naiadi? È sicuramente un segnale altamente positivo, sia da un punto di vista, come dire, sportivo, ma anche sociale e culturale. Le piscine delle Naiadi sono un punto di riferimento per le associazioni sportive, per tutti gli sportivi del territorio, sono un fiore all'occhiello, era davvero importante riaprirle e rimetterle in funzione. Quindi siamo davvero, come Comune di Pescara, contenti e pronti a dare il nostro aiuto affinché questa situazione si possa portare avanti nel miglior modo possibile. Voglio ricordare che gli eventi sul territorio comunale sono fondamentali, perché portano un'economia diretta, cioè per tutte le persone che vengono sul nostro territorio, ma anche un'economia indiretta, perché permettono di conoscere la città anche al di fuori dei confini regionali, a volte anche nazionali. Voglio ricordare a tutti il concerto di Jimmy Sachs. Oltre ad aver avuto 20.000 presenze nel centro della città, ha portato tantissima pubblicità alla nostra città. Quindi non posso che ringraziare questi imprenditori che stanno organizzando una manifestazione ed un calendario che renderà viva tutta la stagione estiva nella struttura delle Naiadi, e quindi sicuramente va l'appoggio mio personale come assessore ai grandi eventi, ma anche quello del comune di Pescara. Una svolta per lo spettacolo, per lo sport e anche dal punto di vista occupazionale è stata questa. Certo, tante persone che girano intorno nel complesso, nell'ambito sportivo e nell'ambito del culturale e degli eventi. È un fiore all'occhiello, come dicevo, per lo sport ma anche per la cultura. Io ricordo che il primo Pescara Jazz nel 1969 si è tenuto proprio presso lo spazio eventi delle Naiadi, e poi anche in diversi anni successivi, per cui è davvero un piacevole ritorno al passato che noi come Comune di Pescara vogliamo in qualche modo anche sollecitare, sviluppare e promuovere. E adesso, con tutti questi ragazzi e ragazze attratti da un cartellone così alle piscine, alle Naiadi, come direbbe Giorgia Meloni, ci vuole una mamma. Eccola. Vedere tutti quei ragazzi di nuovo nel centro Le Naiadi, un centro che ha sempre dato vita, speranza, sport. Io ho due ragazzi di 17, uno di 17 e uno di 24 anni, e dopo due anni di pandemia nei quali tutti i ragazzi sono stati costretti a fermarsi con lo sport e con la vita, ieri vedere Le Naiadi vive così, vedere quel centro vivo con tutti quei ragazzi che ballavano e si divertivano è stato meraviglioso. Quindi ringrazio questi giovani imprenditori che hanno voluto investire in questo progetto. E vai alle Naiadi.